io quasi quasi adesso mi commuovo. Addirittura. Sai che ho ancora la targa del sindaco di Trasacco che tengo tra i miei cimeli più cari, più caro del tapiro, che del telegatto. Forse si ricandida alle prossime sempre comunali. Sempre lui. Esatto, e sì. Quindi è stato anche un sindaco di un certo successo. Aspetta, mi abito un attimo, dai. Che... anch'io, guarda, mi fa un certo effetto vederti lì, devo dire la verità. Dai, abituati un attimo. Intanto di che umore sei? È un po' tardi, la verità è che siamo in diretta e non sono abituato a far tardi la sera. Perché tu abiti là in Maremma con i cavalli, vai a letto alle 9. Ho letto un po' presto. Cioè, dai, adesso ci svegliamo qua, tonico, sveglia. L'ultima volta che ti ho visto in televisione con Enrico Mentana eri piuttosto inverso. Spero che tu stasera sia di umore migliore. No, non eri inverso. Ma ce l'hai andato controvoglia? No, me l'ho sentito col dottor Mentana. Questo dottore, questo soffista che uso sempre, già te la dice lunga, no? Che su quello fai? Che penso. Che succede? Date una mano a Taricone. No, dai, va bene così. Ci eravamo visti la sera prima e quindi si era un po' discusso su quello che sarebbe successo il giorno dopo. Cioè, c'è questa persona, si parla di questo, una cosa molto amichevole. E invece quando poi mi siedo lì, mi accorgo che non era proprio così come si era organizzato, no? E essendo poi una persona che profondamente inadeguata a questo mestiere, perché non ho assolutamente i tempi televisivi, non riesco a esprimere un concetto nei 5 minuti, ho palleggiato di testa l'opinione alla scosciata di turno, e quindi ero completamente impallato e di fronte a una situazione di impotenza rispondo con l'aggressività dicendo: ma non si fa così, scusami, no? E quindi esci da fuori quella cosaccia che mi rende sempre più convinto del fatto che non devo accettare questi inviti. Spero che non ti pentirai anche stasera. Dai, vedrai che ci divertiamo. Se ti chiedo un commento sul Grande Fratello di ieri sera, ti alzi e te ne vai come Berlusconi dall'Annunziata. No, sarebbe autogol. No, ho visto metà puntata perché è troppo lunga pure quella. Tanto, visto, metà puntata. Arrivo a luna. E quindi sai tutto. Dai, dimmi, cosa ne dici di questo Augusto De Megni? No, non mi aspettavo vincesse questo Augusto, l'ho seguito poco in realtà, e questo è un altro autogol, perché io dovrei seguirlo. No, vabbè, ma è sesto, non è che... Ma no, non segui il Grande Fratello, ma sto poraccio, non segui più. Guarda, persino io che adoro il Grande Fratello, non è che vedo proprio tutte le puntate, quindi... Vedevi più la D'Urso o la... O la Marcuzzi? Ma qualche puntata dell'una e dell'altra, dai. A me piacevi tu, la verità. Vabbè, questo è molto banale, scusa, quindi non no, si può no, dire, no, per carità. No. Per carità. No, commenti su ieri allora. Con la signora D'Urso che dici? Come l'edizione ha retto? Che è successo? No, guarda, è andato benissimo, sempre. Cioè, adesso non... Io, guarda, l'argomento Grande Fratello lo esauriamo alla domanda 4. Però, diciamo una cosa impopolare. Che comunque sto Grande Fratello va sempre benissimo. Fa dei numeri spaventosi, lo guardano 10 milioni di persone. Quindi non è che c'è poi così da fare gli snob. Detto questo, sì. Un commento su Augusto De Begni. In che senso? Tuo. Come personaggio, hai detto che non ti aspettavi che vincesse lui, perché? No, perché mi sembrava... No, invece no, perché è una persona che aveva una storia fatta di sofferenza e quindi... Uno anche molto coerente, lineare, sembra una persona... Daria, però non so che dire. Non sai che verità. Dirmi. La vabbè, verità ti è che non ho visto niente. Che mi piaceva come si vestiva, questi jeans molto... Aveva aderenti. Una bella giacca, 8 una milioni giacca. Ha fatto il Grande Fratello, preso, c'è gente qua che lo conosce una bene. Valanga di soldi. Ah. 900.000 euro. È la stessa società che produce la tua. Appunto. Si vede dei pazzi. 1.800.000.000. Si vede che gli conviene. Terzo posto per Fabiano Reffe, detto Fefè, detto sì. Anche il taricone dei poveri. Mi avete distrutto, per cui è... No, nel senso, è una persona estremamente simpatica. E tu cosa pensi? Cosa c'è di Fabiano Reffe? Io non ho seguito moltissimo, però... Beh, mi ha colpito intanto che c'erano tre maschi in finale. Sì. Mi ha colpito questo cameratismo tra maschi, anche quando ho visto Fefè che tornava in studio, no? E che abbracciava Lucio, sembra con le femmine non è che si considerassero molto. Cioè, ho notato che se il Grande Fratello è ancora lo specchio della società, è una società molto divisa tra maschi e femmine. Questo ho notato, se proprio ti devo dire la mia. Che dici? Ti piace questa... Si diceva anche all'epoca, ti ricordi? Nel ma senso mica che tanto, dai, voi facevate tutti i combini, no, e infatti non è vero. Anche noi facevamo una sorta di alleanza fra... Sì, però dobbiamo chi se ne frega. Grande Quando Fratello, esce il film di Marco Risi su Maradona dove fai la parte del pusher di Diego?
No, ma faccio una cosa davvero minima lì, nel senso che mi si vede poco o nulla, eh. Però fai il pusher o no? Sì, faccio il pusher, hai capito? Il pusher. Purtroppo faccio questo, Ma sono hai già proprio in. girato le scene? Sì, in cui faccio il pusher. Ma non so il pusher, faccio. A chi ti Anzi. sei ispirato per entrare nei panni del No, ma il personaggio camorrista? che interpreto nel film esiste davvero, è uno dei fratelli del famoso clan Giuliano che a Napoli ha e gestisce ancora qualche cosetta, no? Quindi è una persona visibile, all'epoca era il bello della Napoli cattiva, Gianni Giuliano era uno Già ti piace, bello, vedo. Eh? sicuro di sé, piaceva alle ricche e ai poveri, era la Napoli metropolitana che usciva fuori, quindi è il momento in cui poi un certo ceto sociale si mischia con un altro, no? Quindi fuori al bar di provincia il ricco e il povero giocano a fare il malavitoso, no? Poi di fronte al problema del malavitoso si prendeva una strada e il ricco un'altra. Quindi era semplice ispirarsi ad una. Non è un personaggio di fantasia, è un personaggio visibile, forte. Come ti è venuta secondo te questa interpretazione? Ma il regista lì sì, è una persona fantastica, uno di quei Quando registi. esce il film in autunno? Non ne ho idea. Ti vedremo. Ricordo un 5 anni fa fecero scalpore i tuoi 10 milioni di ascolto per Uno contro tutti da Costanzo che umiliarono la piovra su Rai 1. Tu commentasti Camorra vince su Mafia. Già allora, insomma, sta roba della Camorra in qualche modo ti piaceva. Io ho detto una valanga di stronzate nella mia vita e questa è sicuramente, no, ancora in quest'epoca del confronto, per cui la Camorra, la mafia, per cui Totò Riina ha un fascino provenzano, no? Che non si è affascinato da personaggi talmente parla, non parla, l'hanno preso perché si è fatto prendere o voleva. Tu non Il subisci pizzino, la il pizzo, cicoria, dai. sai io per niente proprio, No, non ci zero. credo.